Puntata di Viralissima. Siamo nella torre del Centro Musica di Modena per una puntata molto particolare. Ospiti di questa puntata sono i Giardini di Mirò. I Giardini di Mirò è un gruppo emerso a metà degli anni 90 da quella scena assolutamente fertile che è stata quella del rock emiliano di quell'epoca. Vengono tutti dalla provincia di Reggio Emilia, suonano una miscela di rock, noise, elettronica e psichedelia. Una puntata particolare perché questa sera i Giardini di Mirò presentano una sonorizzazione dal vivo di un classico del cinema muto italiano, Il Fuoco, film di Giovanni Pastrone del 1915, Giardini di Mirò.
Noi siamo Giardini di Mirò, un gruppo di un paese di Reggio Emilia che si chiama Cavriago. Suoniamo insieme da poco tempo, circa 20 anni. Io sono Corrado Nucini, suono la chitarra. Insieme a me questa sera suonerà Emanuele Reverberi, violino e tromba, Luca Di Mira, i tastieri e sintetizzatori, Yuka Reverberi, alla chitarra. Avremo per la prima volta Andrea Scarfone al basso e Lorenzo alla batteria. Il Fuoco è una pellicola del 1915, prodotta e girata da Giovanni Pastrone, che è stato uno dei primi impresari e registi del primissimo cinema italiano. Molto legato alla figura di Torino, ma non solo, lanciò sul territorio italiano questa nuova modalità di raccontare storie e lo fece con grandissimo spirito, tanto da coinvolgere in questo caso ben Gabriele D'Annunzio, che scrisse il soggetto, anzi addirittura il film è tratto da un suo libro, e narra la vicenda di un amore finito tragicamente tra una pittrice e un poeta. È la classica storia di inizio secolo della femme fatale d'annunziana, un po' ingannatrice e ammagliatrice. Cosa ci sia in comune tra la musica dei Giardini di Mirò e questo film di Giovanni Pastrone? Ce lo siamo chiesti anche noi subito. Arrivò questa email nel 2007 del museo che ci proponeva di sonorizzare un film sul soggetto di Gabriele D'Annunzio. Noi, devo anche dire, un po' con la mentalità non proprio super recettiva dell'ambiente culturale da cui nasceva questo film, subito abbiamo anche un po' storto il naso. Poi, addentrandosi in questo cinema, che noi conoscevamo anche molto poco, io personalmente non credo, a parte i grandi classici, di aver mai visto un film muto dall'inizio alla fine, prima di questa esperienza, ci hanno iniziato a colpire la gestualità, i colori. Vedrete che a seconda della giornata, dell'ora della giornata, il background, il fondale cambia colore e pian piano siamo entrati in questo linguaggio di un'altra epoca, che però riesce attraverso la musica a parlare un linguaggio molto contemporaneo e a riportarci quelle che sono le emozioni umane di tutte le storie, l'amore, la vendetta, l'odio, le passioni. Per comporre queste musiche noi abbiamo cercato una via un po' più originale. Devo premettere che questa sonorizzazione è stata fatta ormai 13 anni fa e quindi ci ha portato ad un grosso cambiamento nella nostra modalità di scrivere la musica. Abbiamo capito che la capacità di scrivere pezzi per noi poteva espandersi verso nuove direzioni. Abbiamo utilizzato strumenti che solitamente non avremmo pensato di utilizzare. La batteria ha messo alcuni pezzi, diciamo così, di tradizione un po' più industriale. Ci sono sul palco delle latte, la batteria non ha la cassa. Abbiamo pensato di utilizzare più i fiati. Cose che poi nel sound, quello di oggi di Giardini di Mirò, sono rimasti. La musica è aderente alle tre parti in cui è suddiviso il film, e sono la cenere, la vampa e la favilla. Le vedrete, sono tre momenti della passione amorosa e noi abbiamo cercato di seguire questa ripartizione. Il nostro lavoro poi nelle sonorizzazioni non è terminato qui. L'esperienza ci ha davvero cambiato le nostre sorti e la nostra visione della musica. Innanzitutto abbiamo portato in tour questa sonorizzazione tantissimo, abbiamo avuto anche la fortuna e il piacere di suonarlo tante volte in Germania, in Lussemburgo, un po' in giro per l'Europa. Abbiamo da quel momento pensato che la nostra musica ancora di più potesse essere aperta e che si potesse sposare con questo tipo di linguaggio. Qualche anno dopo abbiamo lavorato su un'altra sonorizzazione che si chiama Rapsodia Satanica e diciamo che ora siamo pronti, chissà, per un nuovo lavoro.